Mamma mia, ragazzi, è un qualcosa di pazzesco, è un qualcosa di incredibile. È pazzesco quello che è questo giocatore. Se tu hai bisogno di togliere le castagne dal fuoco, un solo giocatore ti puoi portare. Ma penso che qualsiasi allenatore in questo momento, qualsiasi calciatore lo vorrebbe come compagno, qualsiasi allenatore lo vorrebbe come suo giocatore, qualsiasi squadra lo vorrebbe dentro il suo club. Questo è Olivier Giroud, ragazzi. L'Olivier Giroud del 2022 è impressionante. Nonostante non sia di classe innata, nonostante non abbia i colpi di Messi, di Mbappé, di Neymar, Giroud ti risolve le partite. Giroud ti toglie le castagne dal fuoco, le leva come? Coi gol. Insomma, ragazzi, tanta roba, tanta roba. Io sono contento per lui. Spero che si tenga qualche cartuccia per noi milanisti anche nel 2023, perché ne sta sparando veramente tante. Pensare che questo mondiale non avrebbe neanche dovuto giocarlo, perché, ragazzi, diciamoci che se ci fosse stato Benzema, se Benzema non si fosse infortunato, Giroud sarebbe stato un'alternativa, avrebbe fatto qualche minuto. Insomma, oggi Giroud è l'attaccante della nazionale della Francia e porta la Francia in semifinale. Senza se, senza ma. È vero che si va in 11, ma oggi la porta Giroud, eh? Oggi leva le castagne dal fuoco. La porta Giroud e in un certo qual modo gliela serve anche Kane sbagliando il secondo rigore. Tanta roba questo ragazzotto che non smette mai di impressionare. Va bene, belli siete ragazzi. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati qua in questo nuovo video dal vostro amico Nike, dal vostro amico Nike qua dalla casa del pane Balloon. Vi invito subito a mettere un bel like al video, ragazzi. Mettete un bel like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella così rimanete aggiornati ogni qualvolta io pubblico un video. È tutto gratuito, ragazzi. Perciò fatelo. Campanella, iscrizione e like. Perciò belli siete. Allora, arriviamo alla partita, ragazzi, perché è stata una partita veramente bella, bella da vedere, perché insomma, anche se io pensavo che la Francia potesse veramente ridurre a fettine l'Inghilterra, l'Inghilterra fino ad oggi non mi aveva mai entusiasmato, le partite precedenti non avevo visto, sinceramente non avevo visto l'Inghilterra di stasera. Stasera l'Inghilterra ha fatto una grande partita, è riuscita a rispondere colpo su colpo, è riuscita a trovare il pareggio meritatamente e avrebbe anche meritato di pareggiare la seconda volta. È stato solo l'errore di Keane a non far sì che questo succedesse. Insomma, è un'Inghilterra che veramente ha giocato a calcio. Oggi ho visto un'Inghilterra giocare a calcio. Dall'altra parte ho visto una Francia che, per l'amor di Dio, ha avuto le sue occasioni, ha fatto la sua partita e non ha rubato nulla, Però ai punti, è vero che non conta niente, ma ai punti a me sembra che l'Inghilterra abbia dato qualcosa in più della Francia, sincero, sincero. L'Inghilterra ha dato qualcosina in più. L'unica differenza tra le due squadre è stato proprio che tu da una parte hai uno che nel 2022 è impressionante. I numeri di Giroud nel 2022 sono impressionanti, e nel Milan e quello che sta facendo in nazionale, e dall'altra parte non l'hai avuto. Ecco, secondo me la differenza sta là, perché poi l'Inghilterra veramente ha fatto una gran partita. Nonostante la Francia appunto passa in vantaggio nel primo tempo con questo gol di Tchouaméni al 17esimo, insomma, un gran bel gol. Secondo me il portiere poteva fare qualcosina di meglio. È vero che il tiro è molto teso, abbastanza angolato, non tantissimo, ma è abbastanza angolato e passa sotto alle gambe dei difensori. Però mi sembra che lui abbia poca reattività, cioè scende troppo tardi. Secondo me, anche perché poi la sfiora. Se avesse avuto un pizzico di reattività superiore, secondo me l'avrebbe presa quella palla. Detto questo, è stato un gran bel gol, un gran bel tiro. Insomma, sembra quasi tutto in discesa per la Francia, no? È favorita nel match. Anche se è iniziato un po' così così, dopo 17 minuti ti trovi in vantaggio, sembra che diciamo che la partita si mette sui binari giusti. Invece no, perché ragazzi, l'Inghilterra inizia a giocare a calcio, inizia a giocare veramente bene a calcio, arriva in più di una circostanza lì avanti, insomma, rende la vita difficile alla Francia. La Francia è una grande squadra, ricordiamo che ha comunque anche lei tante assenze, e quelle sono Lucas Hernandez, Pogba, insomma, Kanté, insomma, ce ne ha di assenze, non è che non ne ha, Benzema, perciò, insomma.
Però è sempre una squadra tosta. E l'Inghilterra, cavolo, l'Inghilterra ha tanta roba, perché veramente è riuscita a rispondere fin da subito, a farsi vedere subito sul pezzo, ha reagito subito allo svantaggio e insomma poi all'inizio del secondo tempo lo raggiunge in maniera meritata con questo fallaccio appunto dell'autore del gol del vantaggio della Francia che prende un po' tutto lì, insomma. E fa questo fallo da rigore un po' ingenuo e niente, la Francia e l'Inghilterra riesce a pareggiare in maniera meritata. Grande rigore di Keane, impressionante. Aveva una faccia quando tirava il rigore, pensavo lo sbagliasse, ho detto questo non mi sembra convinto, però poi è proprio lui che è così, tira un grande rigore. E insomma, io sinceramente, dopo che l'Inghilterra, per come stava giocando, aveva raggiunto il pareggio, pensavo che potesse veramente mettere in difficoltà la Francia. Io pensavo che la Francia accusasse il colpo e insomma l'Inghilterra poteva veramente fargli male. Invece la Francia, poi la qualità dei singoli, soprattutto i singoli che giocano anche in contesti molto forti, perciò hanno quella mentalità di saper reagire, di attutire il colpo, di riprendersi subito. Insomma, anziché subire il colpo, è riuscita a reagire bene, si è messa lì. E poi, ragazzi, quando tu hai in campo quell'essere lì nel 2022, è veramente è impensabile poter vincere, perché dal nulla ti crea la palla gol, è presente. È vero che il gol poi c'è stata una minima deviazione del difensore dell'Inghilterra, però comunque lui l'ha tirato, lui era lì, cioè poco prima aveva fatto un gran tiro di piattone dove è stato parato al porticiere. Insomma, ragazzi, è sempre presente e a questo punto non conta l'età, veramente, ragazzi, non conta l'età. Se tu hai questa, l'età non conta. Questa è giocare per la squadra, fare gruppo. Giroud fa gruppo, gioca per la squadra, non è bellissimo da vedere, non ti fa il tocchettino, non fa la punizione, non ha la classe di Messi, Neymar, Mbappé. Però questa qua, ragazzi, e quando tu hai questa, veramente hai quasi una marcia in più confronto agli altri. E si è visto perché insomma fa un 2-1 in maniera spettacolare. E insomma la partita lì è dura perché poi comunque manca poco, insomma il tempo inizia a stringere. Però l'Inghilterra è rimasta in partita e devo essere sincero, è arrivata anche ad avere la possibilità di pareggiare col secondo rigore netto dove Theo Hernandez, ahimè, io sono milanista ma devo essere sincero, per me è uno dei terzini più forti al mondo, ma devi imparare che a volte deca, perché certe cose non bisogna fare. Lì è assurdo. Cioè, lì un difensore d'esperienza va col petto, va con la pancia. Se lo vuoi un pochettino contrastare, basta che allarghi le braccia e vai col petto, gli dai una panzata, anziché dargli una spallata dietro la schiena. Cioè, è rigore netto. Quelle sono cose che non devi fare. Molto probabilmente se l'è perso in quel momento non sapeva cosa fare, ma rigore netto, giusto darlo, soltanto che stessa faccia. Ho detto, vabbè, è proprio il suo modo di fare, ma non è, invece a sto giro lo tira proprio male, alto, ma non era neanche angolato, perciò l'aveva anche intuito il portiere, insomma, male, male, male. E lì, diciamo, si ferma un po' tutta l'Inghilterra, ci ha provato lo stesso, ha continuato a fare la sua partita, i minuti restanti comunque se li è giocati, però poi, insomma, è difficile perché il contraccolpo di sbagliare il secondo, rigore dato, il primo fatto, il secondo no, insomma. Scivola via la partita, è riuscita a gestirla poi la Francia, i campioni che c'ha, è riuscita a tenere palla, è riuscita a subire poco e niente, e insomma la porta a casa non con poca fatica, perciò attenzione perché in semifinale incontrerà il Marocco e il Marocco sicuramente ha meno qualità dell'Inghilterra, è meno cazzuto in avanti dell'Inghilterra, però corre e corre tanto e attenzione perché hanno fame e in questo momento non hanno più nulla da perdere. Perciò il loro lo hanno fatto, come si dice, loro dove dovevano arrivare sono arrivati, perciò adesso qualsiasi cosa avviene è oro, no? E attenzione perché quelle squadre lì possono veramente crearti difficoltà. Vedremo, assisteremo a una gran bella semifinale Francia-Marocco e dall'altra parte Croazia e Argentina, vedremo come andrà. Dai, belli siete ragazzi, vi abbraccio di cuore a tutti quanti, vi chiedo un bel like, vi auguro una buona notte, un buon sabato sera, come dico sempre io. Ciao!